Impegno, agonismo, voglia di vincere, rispetto delle regole e dell'avversario, in una parola i valori dello sport, tutti ritrovabili nell'Open d'Italia di Karate Xain, la cui seconda edizione si è svolta nel palazzetto dello sport, il CUS di Rende. Una manifestazione molto ben riuscita e dagli alti contenuti tecnici. Centinaia di atleti, infatti, hanno raggiunto la Calabria per prendere parte all'Open, dai più piccoli ai più grandi. Un'iniziativa che è riuscita quindi a promuovere questa disciplina sportiva, ma anche il territorio. Siamo al secondo Open d'Italia, possiamo dire che è stata una grande soddisfazione da parte di tutto il comitato regionale e di tutto il nostro gruppo, soprattutto per il settore karate. Quest'anno abbiamo rivisto protagonista un'altra volta la Sicilia, il Lazio, anche da altre parti dei provinciali della Calabria hanno partecipato alle nostre associazioni. Ci riteniamo soddisfatti per l'affluenza anche di pubblico, di genitori che comunque seguono i propri figli, vuol dire che comunque lo sport è al centro e all'attenzione praticamente del nostro mondo associativo. Una manifestazione alla quale non si può mancare, ogni anno siamo presenti perché in Calabria ci troviamo molto bene, sia per la grande sinergia e amicizia col presidente Amedeo Di Tillo, sia col maestro Pasqualino Trotta, col quale c'è un forte gemellaggio, quindi presente ogni anno perché è un appuntamento a cui non si può mancare per quanto riguarda il settore Karate Xain. La grande scommessa proprio dell'Oxain è questa, riuscire a coniugare queste due anime, il sociale, l'esserci, la partecipazione, l'attività educativa e formativa e insieme anche educare proprio alla competizione, perché riuscire a creare anche delle eccellenze è uno dei nostri obiettivi.